Buongiorno archiviati ed archiviati. Madonna, che luce. Benvenuti in questo nuovissimo video recensione del film più costoso prodotto dalla A24. Civil War. Schifo, uno schifo. Tutto. Casa del Topo. Che tu non hai visto, effettivamente te sei uscito. Orrendo, ragazzi, non guardatelo. Fa impressione qua. Qui abbiamo un Casa del Topo che ci ha abbandonato a metà film. Metà. Vabbè, mancava 20 minuti. No, un po' di più. Cruento, Fidel. Crudissimo. Sì. Ma quindi sì, cioè, un film che è uscito in un periodo storico adeguato, possiamo dire. Allora, adeguato ma sbagliato. Questo è il futuro, è un po' il presente, ma è il futuro. Cioè, quello che tra 3 anni, quando Ramba asserta il suo potere, lo vediamo fare. Film libero, anarchico e antisistema. Per questo gli americani l'hanno odiato. Ma infatti, secondo me, se questo film dovesse guadagnare quanto sperano, visto che è il film più costoso della 24, creerà dei bei casini in America. Cioè, secondo me avranno da discutere un po'. Sì, guarda che. Sì. Già hanno fatto i casini per Joker, figurati se non li fanno per questo. È come i film di Tarantino che a caso non sono vietati in Italia e in America. No, però una violenza realisticissima. Sì, la violenza è molto estrema. Fatta veramente bene. Ma le ambientazioni, porca miseria, sembra proprio la New York, Washington, sembra quelle. Ma sono, cioè, io ci sono stato a New York, è quella. No, l'immersività è la cosa migliore del film, sì. Meglio ancora del messaggio antibellico. Ma guarda che bella bellezza di quei fotogrammi, quando dall'alto vediamo la città, ti ribene. Anche se la fotografia è semplice, però è fatta bene. Garland era il regista adatto per questo film, perché se volevano fare una cosa un po' più commerciale, ma comunque con un messaggio o qualcosa, uno come Garland che ha fatto Ex Machina è perfetto. Poi anti-retorica, la fotografia è il film, il messaggio è... Lui ha questi colori accesissimi, particolari, no? Quasi commosa delle volte, non so. Ci sono delle scene che proprio sono degli spezzoni musicali, perché la musichetta è un po' pop. La musica è usata benissimo. Contrasto tra la musica soft, leggera o lieta. Anche se poi verso la scena cruenta. Però verso la fine arriva anche un po' di musica più epica, soprattutto sul finale. Ma più epica direi molto più cupa come musica. Cioè la musica continua, fino alla fine si ferma, basta. Per farti capire, così finisce. Senza spoiler però. Poi durante tutto il film si vedono i personaggi che si evolvono. Ti appassioni. Sì, quasi tutti, magari solo l'uomo non ha una particolare evoluzione. No, ma io ti dirò, li ho apprezzati tutti, perché ti rifanno, ti affeziona a loro, perché sono persone, le senti proprio come umane, non le senti come quei personaggi staccati. Ah, oddio, cioè quella che si evolve di più è la protagonista. Ha un'evoluzione che è enorme. Non possiamo fare spoiler e non lo vedrà nessuno, però... No, andatevelo a vedere. Ma secondo me ci sarà un po' di passaparola, qualcosa lo guadagna anche in Italia. In America lo criticano di più, ma lo vedono. No, ma secondo me fa quello che vuole fare. Non farà i 200 milioni, ma sono un bel 100 milioni per rientrare. Secondo me è troppo forte. Ma comunque è una forza, è potentissima, cioè fa male. Poi vuoi che in paesi come la Cina, col forte messaggio anti Stati Uniti, non mettano proprio a propaganda sta roba. Ma poi è quel tipo di forza che attrae, no? Sì, cioè uno lo guarda, perché l'altro gli ha detto: oh, ma lo sai che quando sono andato al cinema c'è uno di quelli con cui sono andato che è uscito. Ma poi quando offendono l'America è bello, cioè è allettante. Sì, perché l'America ti sta sulle palle. E poi in un periodo come questo c'è la roba della Palestina. Con le nuove elezioni americane, l'ha messo proprio bene, le elezioni americane. Non ci fossero tutti questi conflitti, colpirebbe fino a un certo punto. Avendo la guerra qui a due passi da casa, ti colpisce. Perché sembrerebbe una roba esterna e dice, peso. Invece no, fa vedere quelle, cose che succedono tutti i giorni. Che non viviamo noi, ma che c'è? Ti fa vedere proprio anche le piccole cose, come quando c'erano due personaggi, hanno fatto sterminio di un intero villaggio. Perché? Perché gli andava. Robe che in guerra succedono, ma non ce le fanno vedere, non ce le dicono. E questa scena, senza fare spoiler, questa scena si vede un personaggio con gli occhiali rossi, per quelli che ha visto il film. Vorrei far spoiler. Secondo me è la scena migliore di tutto il film, infatti, a livello di tensione. Sì, ti fa capire che comunque nella guerra non c'è nessuno che ha giusto o no. Perché il film tende a spingere a dire che la parte ribelle ha una sorta di ragione, che sono più del che lo Stato non l'ascolta. Che lo Stato non l'ascolta perché è in modo estremo, poi. No, è una fotografia della cruda realtà. Che poi però te lo fa proprio vedere in quella scena di cui stiamo parlando noi, che c'è, non c'è una parte giusta né quella sbagliata, perché quello lì è della presupposta parte giusta, però fa strage. Perché? Perché gli va, perché dice che non sono veri americani. E qui sorge il problema, l'unico problema vero del fisco, ma è che non è chiarissimo le fazioni da che parte si schierano. Secondo me non è un problema. No, però il modo in cui è nata la guerra e tutto, possiamo poter mettere un minimo. Allora, potremmo fare quei 10 minuti più di film. Perché da quello che ho capito io, allora, la sottotrama di come è nata la guerra c'era il presidente. Si era messo a praticamente dittatore, perché gli americani possono fare due termini, poi basta. Lui era il terzo, hanno detto, quindi siete dittatura, ma probabilmente anche di più.
la gente si è ribellata, poi ha iniziato, si vede, a sopprimere le persone perché non lo volevano più al potere, proprio per questo. Ha detto, quando è che ha iniziato lei a usare infatti, le bombe contro i civili? Quando è che ha fatto i raid civili? Si vede che ha... E così è scoppiata la guerra, quindi ti fa vedere comunque a basso il potere, America è fame un po'. Che se possono un minimo di chiarezza in più potevano farla, sì. Non l'avrebbe fatto no, male. Però hai capito. Perché verso la fine capisci, ma all'inizio poco. Però non è un documentario, non devono creare un macrocosmo. No, sì, non è quello che conta. Nel nostro mondo ci sono delle fazioni e quelli là letteralmente fotografano la realtà. Sì, fotografano, cioè, quella che per loro è la realtà. Sì, sì, cioè quando ci sono delle scene in cui loro fanno le foto, si vede il frame che si ferma e tu capisci cosa sta succedendo nelle meccaniche che del combattimento. Serve per respirare un attimo e poi torni a... E poi c'è parto gli spari. E poi c'è anche l'uso di tantissime mezzi per riprendere. Tipo c'è delle scene con il drone, scene con le macchine fotografiche, scene con le scene prese diverse. C'è una vita dell'obiettivo. Poi davvero eccezionale. E poi se la scena più tesa da quella che abbiamo detto prima, la scena invece più bella visivamente è verso la fine. Inizia con una pioggia di fuoco, tipo, e finisce in un campo militare. È una roba eccezionale. Parto... E tu terreni dici grazie. Sì, perché diciamo è traumatica come scena, perché è una scena traumatica di per sé, perché loro camminano in questa foresta che brucia, però è pacifica. E poi non è che scoppia qualcos'altro, torna in un momento pacifico, con le forze dell'ONU che hanno protetto, bla bla bla. Sì, sì. Ti lascia quella falsa pace, quella falsa quiete, che tu sai che è vero. Tra due minuti ti muore il tuo protagonista. Sembra un momento però... di libertà. Esatto. Anche quando fanno vedere quel villaggio che sembra non affetto dalla guerra, tu dici che cazzo sta succedendo? La piaga della guerra ovunque, se c'è guerra in un posto e tu sei vicino, ti arriva anche a te. E era facile fare il discorso retorico come fanno tanti film. Sì, sì. E poi il bello è che questo film è il contrario. Non è retorico anche perché non vuole fare, non vuole avere dei seguiti, vuole essere questa autoconclusiva. Qui non vuole fare la morale, la guerra è brutta. E quindi non ha paura. Non vuole dircelo, non ha paura far succedere determinate cose che se dovesse esserci un sequel non farebbero succedere. Comunque me l'aspettavo diversissimo. No, anche io non informarsi sui film, lo farò ancora. Non sapevo niente, neanche i protagonisti. No, no, capito. Ma io ho letto un po' la trama, cioè, anche leggendo la trama non capisci, perché io così non me l'aspettavo, mi aspettavo. Ah sì, adesso vedrai proprio gli schieramenti continuano ad ammazzarsi. No, vedi le cosine piccole che la, tu non vedi. Sì, cioè, sembrano le riprese vere fatte nel paese. Io mi aspettavo una cosa grossa dove si spara e esplode. Anch'io mi sembra. Poi ci sono queste scene, in queste scene senti proprio gli spari dettagliati, la ricerca del suono è minuziosa. Tanto come infatti, se fossero dei mini jumpscare proprio. Perché c'è un momento di silenzio. Io mi sono spaventato, anch'io, porca miseria. Da momenti in cui c'è una musichetta calma, tu allora ti rilassi un attimo, spari! Per farti capire che proprio la guerra non è un posto in cui puoi calmarti. E poi comunque parte con delle rivolte più piccole che già ti fa male perché sono belle violente. Certo, poi scoppia essendo più forte, è bello te che glielo dicono, le dico, guarda che questo è quando vado al benzinaio, questo qua è almeno. Appunto. Scena del benzinaio, già lì capisci che sì, nella che scrittura delle scene. C'è una capacità di creare la tensione notevole. Anche lì quando c'è la scena iniziale, proprio dove andavano a fare rifornimento, c'è questo benzinaio. Lo vedi tutto lì, sembra comunque una brava persona. Poi è un assassino. Certo. Tu hai paura anche per una delle protagoniste che la faccia fuori in quel momento. Io ho paura, paura. Sì, non sai cosa succederà. Perché la gente è guerra, potrebbero morire in qualunque momento. Ma pensate momento. Uno che voleva fare il giornalista di guerra, secondo me non lo fa più. Secondo me se Trump guarda questo film o Biden comincia a tremare e non esce più di casa. Che lasciare così. È molto retorico, ma è una retorica giusta. No. Come si dice? Una retorica giusta. Cioè il messaggio magari è già detto in altri film. Sì, il messaggio è la guerra è sbagliata, grazie a cazzo. Però il modo in cui te lo fa vedere, perché se io dovessi vedere, non so, una cagata di Transformers, facciamo finta, il messaggio ti dico comunque la guerra è sbagliata, ma cioè io dico che bello, voglio fare guerra, che fighi. Sì, sì. Questo sì, qua e tu dici no, non voglio succedere, ho paura sinceramente che mi vengano a ammazzare. Sì, sarebbe un film da far vedere a scuola, però non so quanto. Sì, però no, perché vabbè, è troppo violento, però sarebbe. Non dico ai bambini, già magari ai ragazzini miei sarebbe la fargli vedere per fargli capire. Allora, io per la roba delle fazioni, sai cosa succederà? Però non sai allo stesso punto, quindi mi dà un po' fastidio che sia così tanto. È giusto? Però anche col problema delle fazioni è un altro problema, che ci sono certi punti che però casino, che non riesci a capire cosa succede, che è il suo bello anche. Io gli do 8,5, comunque è alto, però 8,5. Io gli do un 7 più. Perché è finito così? No, ragazzi, è crudissimo. Non è. Era bello. Do 8 anch'io per il problema più che altro delle fazioni, delle fazioni politiche che non sono chiarissime. Guardi il film dei codi. No, cioè, nel senso, un pochino mi va a maleficiare la visione. Ottimo, io invece 9. E perché fanno effetto negativo questi film? È così bello che adesso stasera voglio vedere un film di questo tipo. E quindi cosa guardiamo? Due sballati al college. Esatto. E salutiamo tutti. Arrivederci, chi è?